Una piccola sorpresa per i nostri amici Memeconomics, ve lo mostriamo in diretta, anche se poi ovviamente lo andremo a replicare all'interno del nostro palinsesto per questi ultimi 10-15 minuti prima di andare in pausa. E allora cominciamo a raccontarvi anche per questa settimana l'economia e la finanza, i fatti della settimana attraverso il linguaggio dei meme per cercare di strapparvi un sorriso in qualche modo. È stata la settimana in cui abbiamo continuato a parlare di vaccino finalmente, dopo comunque mesi all'insegno della pandemia, dei contagi, delle vittime e dell'economia che scende. Si parla di vaccini, tanti vaccini, e infatti, come vedete, abbiamo scelto tutta una serie di immagini per descrivere i vaccini. Quello Moderna è un po' il drago super mega wow, perché appare quello più, diciamo così, migliore. Più migliore è meglio da cancellare come espressione, però è quello percepito come il più efficace. Ecco. Poi c'è l'AstraZeneca, c'è il Pfizer, che hanno anche loro un aspetto quantomeno autorevole. Poi c'è anche il vaccino russo, Sputnik 5, che, dato che la Russia ultimamente negli ultimi anni non è che ci porta a fidarci di quello che accade a Mosca e dintorni, ecco perché gli abbiamo assegnato un drago che ha un'espressione un po' così poco autorevole. Ecco, usiamo questa espressione. Andiamo avanti, perché il vaccino comunque inevitabilmente ha portato delle conseguenze, degli scossoni sul mercato interessante. Questo è un altro meme in realtà che ci faceva sorridere: vaccino Moderna, tutto il mondo che si fa abbracciare dal vaccino Moderna, e poi il vaccino Pfizer che viene messo così in secondo piano. In questo caso viene interpretato da Tigro di Winnie the Pooh. Dicevamo, ci sono delle conseguenze sul mercato abbastanza particolari, e anche che non ci aspettavamo in qualche modo. Vediamo il prossimo meme, che ci mostra un piangente Dawson, protagonista di Dawson Creek. Quando compri oro temendo incertezza sui mercati, perché Trump dichiara di non voler riconoscere la sconfitta, e il giorno dopo Pfizer annuncia di aver trovato il vaccino. Insomma, compri oro perché segui incertezza, Pfizer annuncia il vaccino, inevitabilmente l'oro va giù, e quindi chi magari si è tuffato nel metallo giallo, così nel breve si è ritrovato a un'espressione abbastanza simile a quella di Dawson Creek alias James Van Der Beek, un'altra espressione che è diventata virale nel linguaggio dei meme sul web. Vediamo anche il prossimo, che ci mostra un altro volto noto, che è Tom Cruise. Quando ti dicono che Annie e Saipem sono i migliori titoli della settimana, sicuramente non sono i migliori titoli della settimana, ma hanno ottenuto una performance interessante, e ti viene quasi da ridere come ha fatto Tom Cruise, perché non ci credi, perché sostanzialmente arrivavamo da diverse sedute, da diversi mesi in cui Annie e Saipem andavano male, andavano a bissare i minimi precedenti. Insomma, invece è andata proprio così, ma è talmente surreale che quasi viene da riderci su, e viene da dire da non crederci. Andando avanti con la nostra carrellata, c'è un altro aspetto, e cioè che euro-dollaro è fermo lì, tra 1,17 e 1,18, e questo trader, ce lo immaginiamo così, aspettava che euro-dollaro si schiodasse da 1,17 e 1,18. Ci abbiamo sorriso anche con Anaresti Bontoi all'inizio della settimana su questa immobilità, guardando il grafico daily di euro-dollaro. Andiamo avanti per scoprire qual è il prossimo meme. Oh, qui ci concentriamo sul DPCM, ci concentriamo su Giuseppe Conte. Si parla tanto, quantomeno, di lui e di come magari avrebbe voluto gestire meglio l'emergenza. E allora qui si sorride, perché lui dice: ah, è così, ti piace insultarmi sotto ai miei post? Perché comunque durante le dirette e all'interno dei suoi post ovviamente ci sono gli hater del Presidente del Consiglio. Oggi dobbiamo parlare anche in questo modo. E allora lui dice: io ti tolgo il Natale, e siccome è come se te lo tolgo, inverto il colore solo per la tua regione. Adesso ci arriviamo anche ai colori della regione, il Grinch. Ha solo da imparare il capodanno col gatto, ti faccio passare un po' di, come dire, cattiveria, ma ovviamente lo diciamo col sorriso, da parte di Giuseppe Conte, perché comunque c'è il timore che il lockdown possa proseguire fino alla fine dell'anno. Andiamo avanti, perché ovviamente si parla di DPCM, si parla di lockdown, siamo ancora in lockdown, un lockdown diverso. Eppure, questo è un meme che abbiamo rubato da TML: i piccioni nelle piazze delle zone rosse. Sembra
che riprendano l'espressione resa famosa da Bugo su Sanremo, che succede, come a dire, com'è che non c'è nessuno in giro, com'è che nelle piazze non c'è più nessuno. In realtà nelle piazze la gente c'è perché è un lockdown diverso, però sicuramente questa può essere una reazione immediata da parte dei piccioni che occupano molte piazze italiane. Andiamo avanti perché a proposito di lockdown ci piaceva anche questa che non è nostra, presa da Aldo Giovanni Giacomo. Chi ha visto il film Chiedimi se sono felice, una risata se la farà di sicuro perché io ero in zona rossa e tu l'hai baciata. Ovviamente è una battuta che abbiamo rubato da quel film. Chi non ha visto e visto il film, beh, insomma, lo invitiamo a guardarlo perché è molto molto divertente. E poi insomma in semi-lockdown sicuramente c'è più magari possibilità dato che si sta soprattutto a casa. A proposito di PCM, anche il prossimo meme dovrebbe essere dedicato a questo aspetto e forse i colori cominciano a mostrarvi quello che è il vero fenomeno della settimana. Conte che decide di classificare le regioni in base ai colori delle scarpe Lidl e mette fine alle proteste. Giallo, blu, rosso, di che cosa parliamo? Parliamo di queste scarpe, delle sneaker, della Lidl che aveva anticipato, avrebbe messo sul mercato qualche mese fa. I fanatici degli sneakers sono andati in visibilio, evidentemente considerandole bellissime, come sono state messe in vendita, ecco che c'è stato l'assalto quasi violento agli scaffali della Lidl, esauriti in pochissimi minuti, dato che comunque si parla di un'edizione limitata, ma soprattutto la gente non è che le ha comprate, le ha messe poi online in vendita a prezzi stratosferici e la gente le compra anche a 150-200 euro. Il prezzo di vendita era di 12 euro e qui i meme si sono veramente esaltati. Questo è uno di quelli che ci hanno fatto sorridere di più con Smeagol, anzi con Gollum del Signore degli Anelli, che dice il mio tesoro, mostrando appunto la scarpa, perché è della scarpa Lidl, la sneaker che stiamo parlando. Andiamo avanti, ce ne sono tante, ne abbiamo selezionati alcuni. Michael Jordan, che non ha addosso le sue Air Jordan della Nike, ma ha addosso le scarpe della Lidl. Andiamo anche avanti, per il prossimo meme abbiamo preso anche Il diavolo veste Prada, Lidl, hai un disperato bisogno di Lidl, dice Stanley Tucci, chiedo scusa, a Hathaway quando le rinnova il guardaroba. In realtà dice Jimmy Choo, hai un disperato bisogno di Jimmy Choo e invece si va sul Lidl. Andiamo ancora avanti con il prossimo meme, questo è nostro e ci ha fatto veramente sorridere, perché poi quando sei ti metti nei panni degli avversari, diciamo così, che non sono neanche avversari perché Nike e Lidl sono due segmenti diversi, però ti metti nei panni del CEO della Nike e ti accorgi che la Lidl sta vendendo più scarpe di te. Viene in mente l'espressione di Leo Messi, anche questo è un meme virale che vediamo da anni insomma sul web e ci permette un po' anche di cominciare quantomeno a provare a cambiare ancora argomento. Vediamo il prossimo meme che abbiamo per voi. Da questo punto di vista non c'è solamente il CEO della Nike, ma anche l'utente medio. No, se possibile andiamo indietro, per favore regia, perché quello di prima era, eccolo qua, l'utente medio che dice no grazie alle sneaker della Nike, con gli stessi colori peraltro della Lidl, sì invece alle sneaker della Lidl che ha quel baffo rosso che li rende un po' diversi rispetto appunto alle scarpe della Nike. Questa cosa peraltro costringe in qualche modo anche così, insomma, anche gli altri competitor online ad adeguarsi con determinate tariffe. Magari vedremo alcuni marchi di scarpe che abbasseranno il proprio prezzo. Chissà, sicuramente lo stanno facendo anche alcuni big della tecnologia, perché comunque Amazon è ovunque. Bisogna in qualche modo pareggiare le offerte vantaggiose di Amazon. No, chiedo scusa, mi sono fatto distrarre. Questo è un altro meme che riguarda Lidl, con cui possiamo chiudere un po' la nostra parentesi sulle scarpe. Quindi ho salvato il mondo per questa roba, dice Ken il guerriero, Ken Shiro, per questa roba qui, mostrando la scarpa della Lidl, dato insomma che la gente è letteralmente impazzita per queste sneaker. Cambiamo pagina, dicevo, c'è voglia di fare concorrenza con i prezzi stratosferici di Amazon. Questa è una grafica vera, che abbiamo preso dal web. Guardate, insomma, MediaWorld che sconti propone. Da 900 euro e 30 centesimi a 900 euro e da 1231,05 a 1231. Direi un'offerta pazzesca. Che cosa stiamo aspettando? Uno sconto di 5 centesimi per un iPad della Apple e uno sconto di 30 centesimi per un altro iPad della Apple. Strano, ma vero.
andiamo avanti perché insomma i fatti della settimana non sono non sono finiti. Si parla anche di calcio, si torna a parlare di calcio perché la nazionale azzurra è passata alle Final Four della Nation Cup e torna al campionato. Pioli, l'allenatore di Milan, è positivo al Covid, quindi non siederà sulla panchina. Ci sarà Daniele Bonera, che è un ex giocatore del Milan. Insomma, c'è Ibrahimovic, che è considerato il vero allenatore del Milan, che dice: così domenica alleni il Milan. E Bonera dice: sì, ma niente di serio. Un po' perché deve sostituire Pioli e il secondo di Pioli. Quindi sulla panchina ci sarà, diciamo, il terzo, cosa abbastanza strana e poco diffusa, inedita per il campionato italiano. Un po' perché il vero allenatore del Milan si tende a dire che è Zlatan Ibrahimovic. Restiamo sul calcio in qualche modo perché, come detto, è stato anche il momento della nazionale azzurra. Anche in questo caso Mancini positivo al Covid. Sulla panchina ha seduto Checco Evani che, come vedete, quando ti accorgi che il vice CT della nazionale è la sosia, è il sosia, chiedo scusa, di Mr. Potato, personaggio di Toy Story. Mettiamolo pure a pieno schermo regia. Perché oggettivamente la somiglianza c'è tutta. Abbiamo gli occhiali, abbiamo il baffo, abbiamo l'espressione un po' così che sembra non depressa, ma tutt'altro che allegra, ed è l'espressione che sta contraddistinguendo Checco Evani. Infatti, alcuni gli dicono: e fatelo un sorriso, Checco, dato che ne hai vinte quattro di fila, e siamo alle semifinali della Nation Cup, che sostanzialmente sembrava una competizione secondaria che invece ci ha visto protagonisti. Andiamo avanti con il prossimo mese, dovremmo averne ancora alcune. Eh sì, perché sul fronte delle trattative che riguardano l'Unione Europea, la Commissione UE, Christine Lagarde ne ha detta un'altra questa settimana: con il Recovery Fund l'Europa mostra di essere unita. Poi, un'ora dopo, Ungheria e Polonia hanno rimesso il veto su quello che accade sul fronte sostanzialmente degli accordi per il Recovery Fund. Ecco perché ci viene in aiuto Giovanni Storti, e ancora più in aiuto ci viene forse il meme per eccellenza. Andiamo avanti pure a regia, eccolo qua, Leonardo DiCaprio che risponde così: Lagarde, il Recovery Fund dimostra che l'UE è tornata, Polonia e Ungheria brindano sorridendo sotto i baffi, perché alla fine da parte loro c'è il blocco, c'è il non stonks sull'accordo della Recovery Fund, anche se c'è da dire che la Lagarde ha detto: facciamo presto e facciamo in fretta. Bello il messaggio di Pier Ambrogio Cillo, che in riferimento ad Aldo Giovanni Giacomo dice: è un Garpez, no, è un Lidl, per tornare alle scarpe, alle sneaker della Lidl. Dovremmo averne ancora qualcuno di meme, regia? No, allora vi mostro sì l'ultimo che ho recuperato tornando sui vaccini. Regia, ti chiedo di inquadrare il monitor, perché questo è un altro meme che regala. Efficacia dei vaccini: 94,5% Moderna, 95% Pfizer, ma il 100% ce l'ha, lo continuavano a chiamarlo Trinità. Fategli ingozzare un paio di whisky e guarirà, quando Bud Spencer dà dei soldi alla famiglia religiosa e che ha un bambino che ha qualche problema, diciamo così, di salute. Ogni volta che li incontrano gli allungano il centone, un $100, dice, dicendogli: fagli ingozzare un po' di whisky e guarirà. Quello è il metodo al 100%, ovviamente, per chi segue e per chi ha visto e per chi conosce a memoria, come lo conosco io, continuavano a chiamarlo Trinità. Grazie. Chiedo scusa. Grazie per averci seguito. Questo era Meme Economics. Speriamo di avervi fatto divertire. L'appuntamento è per la prossima edizione. Vi lascio al resto della programmazione delle fonti TV.